dicevano che una delle grandi qualità di un venture capital internazionale è quello di uccidere i progetti non appena ci si accorge che non vanno da nessuna parte, non quello di bocciare e non farli manco partire. Li fai partire, devi aver fiuto tu per dire no, questo ormai abbiamo capito che non va molto in là. Ma perché? Perché fai nascere le opportunità e poi cerchi di capire come finalizzare, focalizzare, ma le fai nascere, perché se non nasce niente, nulla si sviluppa. Adesso potrei andare avanti. Gestione economica finanziaria, io ci tengo a dire una cosa, non si dovrebbe, ho letto oggi su un blog che sono cose che non si dovrebbe dire, no? Non si dovrebbero dire. Il centro che io dirigo non ha un euro di finanziamento da parte di nessuno, né pubblico né privato. Cioè i soldi li facciamo attraverso contratti. Facciamo, siamo 140 persone e l'anno scorso abbiamo fatto 11.7 milioni di euro, 20% negli Stati Uniti. Non abbiamo un euro di aiuto, a parte quando si chiede proprio tutti i soldi che vengono spesi per quelle robe là, dove vanno a finire? Non lo so, certi ragazzi non lo voglio sapere, ma faccio finta che non ci sia. Ma perché dico questo? Perché io ho un sistema di controllo di gestione, per cui stamattina mi sono incazzato con i miei, perché non ho visto il WIP di maggio. Siamo al 5 di giugno? Sì. Entro Cyber, fatto il ponte. Vabbè, cioè io so il WIP, il valore della produzione, a 4 giorni fa. Ce l'ho online sul telefonino. Se no, come faccio a controllare l'allocazione di risorse, il rapporto costi ricavi sui progetti? Io sono professore all'università, a parte che insegniamo gestione di progetti, che dovrebbe essere anche il mio mestiere, ma sono professore universitario, dovrebbe essere l'ultimo a fare queste cose. Quindi se vado in azienda, sicuramente un'azienda sa gestire il valore della produzione, avere una just-in-time organization che ti dà il polso. Come? Io vado molte volte in azienda e dico, ma voi sapete quanto state investendo, quanto è il costo? A stanotte, a ieri, a questa settimana? No. Allora, molte volte la gestione economica e finanziaria, l'organizzazione dei processi per l'innovazione non è che sono delle iniziative estemporanee dovute a qualcosa, no, sono sangue e carne, quindi devono essere gestite in maniera adeguata. C'è un rischio, il rischio va gestito, bisogna mettere in piedi quei processi e organizzazione per gestire queste cose. Se dovessi dire quindi con una slide finale, qualche minuto meno di te riesco a spendere, la mia esperienza, la mia personale esperienza, l'esperienza poi credo della struttura in cui lavoro, cosa dice? Dice che per fare innovazione o per cercare di fare innovazione insieme agli attori, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, noi abbiamo la nostra esperienza è che serve un approccio imprenditoriale al problema con un'anima istituzionale di sistema. Cosa vuol dire? Noi siamo una società, funzioniamo come una società. Se quello che faccio non produce valore per i miei clienti, non mi pagano, io chiudo. Detto in termini molto secchi, chiudo, vado in assemblea e dico guardate, c'ho 1 milione di euro di perdite, poi dico, bene, bravo, avete fatto il vostro tempo. Però facciamo con anima istituzionale di sistema, cioè non è che noi non facciamo profitti, facciamo profitti. Il CFR fa profitti, ma non li distribuiamo ai soci, che sono industria e università. O li mettiamo a riserva, aumentiamo il capitale, e l'ho imparato bene sto punto, adesso. L'anno scorso i credit crunch non sapevo cosa fosse, perché erano le banche mondiali di chi sanno i soldi, perché ho preso i soldi che abbiamo guadagnato e li ho messi a patrimonio, a riserva. Quante aziende in Italia lo fanno? Poi vanno in banca e non gli danno i soldi. E in parte li mettiamo a riserva, in parte li investiamo sui nostri progetti per produrre conoscenza, per rischiare. Il primo punto è, a parte per come funzioniamo noi, che siamo una struttura a metà pubblica, cioè soci, parti pubblici, parti privati. Ma queste cose qua non dovrebbero essere un po' l'anima di chi vuol fare innovazione? Non ci potrebbero essere degli strumenti per cui io finanzio l'innovazione nel senso che se tu sei bravo e stai in piedi per i fatti tuoi e hai dei progetti interessanti che producono valore, a quel punto ti do un aiuto. Poteva essere il credito d'imposta,
se funzionasse, se mai in questo paese funzionasse quella roba appunto che Pistorio ha proposto 5 anni fa. Noi abbiamo bisogno di gente che è capace di fare progetti, non soltanto di parlare di innovazione. Prima l'amico Roberto mi chiedeva, Luciano, le due persone che persone sono? Sono capi progetto che sanno passare le ore insieme al cliente. Vi faccio un esempietto perché secondo me è carino. Abbiamo fatto i dispenser, quelli per siti che distribuiscono la free press nelle metropolitane. Alcuni di quei dispenser non si sa perché si ha paura dei vandali, ma sono intelligenti. Alla base hanno un sistema di pesa elettronica con un sistema GPRS che trasmette i dati in tempo reale per essere sicuri che i giornali vengano distribuiti in tempo, nelle quantità giuste e per dare informazioni agli inserzionisti. Quel cestino è stato pensato in maniera da costare più o meno uguale a quello vecchio. Ne abbiamo risparmiato sulla carpenteria mettendo quel po' di elettronica che serve. Le prime volte che li abbiamo montati in metropolitana, ci hanno chiamati i nostri clienti, una casa di internet, un famoso publisher, e ci ha detto non funziona, perché stanno dando informazioni sbagliate, ci danno i dati che sono la metà di quelli reali. Beh, ci sono stati i miei, le persone che l'hanno fatto, io sono registrato. Posso usare una parola tecnica da ingegnere? Si sono incazzati come delle iene, perché hanno detto no, non l'abbiamo fatto bene, alle 4 di notte, con la macchina fotografica, in corsa dai controllori dell'ATM, perché non si possono fare le fotografie metropolitane, sono andati a controllare e hanno visto che mettevano i dati in numero di giornali sbagliati, perché loro ci tenevano a far vedere che avevano fatto un bel lavoro. Allora bisogna avere persone che hanno il cuore, la voglia di fare innovazione, perché se parliamo soltanto della teoria dell'innovazione, come si fa innovazione, ma uno non ha la voglia anche di mettersi in gioco e di far vedere che produce valore a un risultato, secondo me non si va da nessuna parte. Bisogna anche costruire dei modelli organizzativi e dei processi strutturati di conseguenza. Noi siamo un'azienda che è un misto di modello consulenziale, società che sviluppa prodotti e incubatori di idee e che deve trovare un equilibrio economico e gestionale per stare in piedi. E nel nostro management c'è la visione industriale che dice dobbiamo stare in piedi, con la visione più istituzionali che dicono queste cose non le facciamo per far profitti e distribuire i soldi agli azionisti, ma cercare di aiutare le imprese e il territorio a fare innovazione. Allora, cerchiamo, io sono, so che dico un'eresia, io sono contro il turnover delle persone. Molti mi dicono, ma tu non fai in modo che la gente vada via, vada fuori dal CEF. Certo, mi fa piacere, quando sento che un ex studente del CEF è diventato amministratore delegato di Mastercard, mi fa piacere. Quando sento che un altro è diventato direttore tecnico di Cisco, mi fa piacere, ovvio che mi fa piacere. Ma io voglio investire sulle mie persone, io voglio che vadano via non perché sono disperate, ma perché hanno trovato un'opportunità per crescere. Voglio che le persone, se stanno al CEF, ci stanno perché sono contente, perché sono felici di poter stare lì a lavorare e cercare per fare qualcosa di utile. Io me l'ho fatto, in azienda sanno che sono uno che urla come un disperato, ma quindi non è che questo vuol dire essere mosci, ma dobbiamo rendere le persone vogliose di lavorare e di fare quel mestiere. Dobbiamo metterle in grado di farle, motivarle. Questo mi sembra che tante volte non accada. Allora non so, queste sono un po' le mie esperienze, no, perché poi sono un po' le mie, quelle abbiamo condivise, lui le ha vissute anche lui, quindi. E poi adesso io uso io noi in maniera più indifferenziata perché ce le siamo scambiate. Non so quanto siano organiche, non so quanto rispondano voi all'obiettivo di dire ma allora che si fa? Diciamo che in un qualche modo, posso dirlo Giorgio, forse quell'articolo era anche un po' uno sfogo, perché in un qualche modo uno dice ma noi ci stiamo provando, ma ci abbiamo qualcuno con cui possiamo confrontarci? C'è qualcuno che ci dà retta? Che magari ci dica stai facendo una stupidaggine, hai sbagliato, e quando c'è da bastonare bastona, ma quando c'è da aiutare, prima ancora che con i soldi, ma col sostegno ti aiuta. Quell'innovazione difficile dovrà essere anche un po' un grido di dolore. Cioè, possiamo parlare, ne parliamo, senza che si tiri fuori o la rottamazione dei PC, o come dire, per carità, sia benedetta la posta elettronica certificata. Però tutte le volte che sento mi vedono orticare, dico vabbè, insomma,
Famola, questo qui c'è uno dei papà del development italiano, mi vergogno anche a parlarne, c'è il professor Snaghi che ci spiega tutto di queste cose, ma al di là di questo, forse c'è anche il professor Battista, sì, allora, ma poi entrando nel vivo della vita delle imprese, del territorio, ma c'è qualcuno che veramente si prende a cuore, cerca di capire come funzionano queste cose, dove stanno i problemi, che magari ci venga a dire avete sbagliato qui, avete sbagliato là, ma perché ci vuole aiutare a fare meglio? Ecco, secondo me quell'innovazione difficile vuol dire anche questo, non so se interpreto correttamente, perché tutto sommato, io penso che questa era l'ultima slide che volevo usare, a noi piace creare il futuro, ma vivendo nel presente, perché vogliamo fare qualcosa di concreto, forse la differenza tra ricerca e innovazione sta proprio qui. Mi hanno invitato a parlare in Giappone, ci vado fra 20 giorni, ho usato questo titolo che uso come chiusura, e ho detto Advanced Knowledge Evolved Society. Allora, la ricerca secondo me è avanzamento di conoscenza. No, quando sento i progetti di ricerca che devono avere come obiettivo quello di fare i prodotti, di andare sul mercato, dico, cerchiamo di capirci. Quando qualcuno fa ricerca, molte volte fa ricerca perché vuole studiare un problema, vuole creare qualcosa di nuovo. Java non è stato inventato per fare quello che si fa oggi, no? E C++ e Java, per parlare di cose informatiche, sono i figli di un progetto di ricerca fatto dai norvegesi negli anni 60, che si chiamava Simula 67, che è stato fatto per il gusto di fare un linguaggio che allora non usava nessuno. Poi però, guarda caso, è venuto fuori C++, Java, tutte le cose che usiamo oggi in informatica. Quindi la ricerca molte volte ha questo scopo di creare conoscenza, far avanzare la conoscenza. Innovazione vuol dire portiamo cose nuove, innovare cose nuove nella società, nel mercato, cose che sono usate, che entrano nella vita quotidiana della nostra quotidianità, appunto. Credo che questo sia un pochettino il desiderio, l'ansia che ci anima, e l'innovazione difficile voleva proprio esprimere un po' questo. Da un lato una condivisione delle nostre esperienze e dall'altro un invito a parliamone, discutiamone, piuttosto scorniamoci, diteci dove è che sbagliamo, ma vediamo di trasformare un discorso che troppo spesso è veramente di tipo quasi mercantile o retorico in qualcosa di concreto che possa aiutare questo nostro paese. Grazie.